Il Teramo si fa rimontare dalla Vispesero ed incassa il primo KO casalingo per 2-1. Il Diavolo sbaglia troppo nel primo tempo e nella ripresa paga gli errori di Tozzo. Guidi conferma la squadra scesa in campo a Modena con il tridente Malotti, Bernardotto e Rosso e con Rossetti e Birligea, dubbi della vigilia, di nuovo in panchina. Nella Vispesero out all'ultimo Besea con l'ex Lombardi che ne prende il posto in mediana e con Gucci e De Respinis in avanti. Il Teramo inizia sprombattuto con Bois che dopo neanche un minuto va via a Rubin ma trova chiusa la linea di passaggio verso il centro area. Il primo gol in campionato del Diavolo arriva però poco dopo. Rosso crede su un pallone vagante, lo lascia a Malotti che poi riceve da Bois un passaggio da spingere solo in rete. La Vis si riorganizza e ci prova poco dopo dagli sviluppi di un angolo con un tiro al volo di Rubin che termina alto. Al decimo le panchine si scaldano dopo un alterco tra Viero e Coppola. Guidi e Banchini si scambiano opinioni accese, poi il tutto rientra. Al 18° il Teramo va vicino al raddoppio. I biancorossi ripartono velocemente da un calcio d'angolo ospite. Malotti mette praticamente in porta Rosso che davanti ai Farroni però si fa intercettare la conclusione. Al 30° Bernardotto ha un'occasione clamorosa per firmare il raddoppio. Da un lancio dalle retrovie, Malotti si ferma perché è in fuorigioco e lascia l'attaccante dell'Avellino, che scarta Farroni. Prova l'appoggio comodo in rete, con chiusura in scivolata determinante per evitare la rete. La Vispesero inizia meglio la ripresa, ma è ancora una volta Tozzo protagonista in negativo tra le fila biancorosse. Da un lancio dalle retrovie l'estremo difensore valuta male l'uscita, si rende conto probabilmente di essere fuori dall'area e di non poter intervenire con le mani. Gucci ne approfitta per pareggiare i conti per gli ospiti. Tozzo rimane poi a terra dopo il contrasto e si rialza poco dopo. Al 21° si materializza il primo cambio biancorosso. Mungo è costretto ad uscire dopo uno scontro con Saccani, con Rossetti che ne prende il posto. Minuti più tardi la Vispesero passa addirittura in vantaggio. Saccani scende sulla destra, supera Zsuzmanovic e mette in mezzo. Tozzo respinge ma il pallone si impenna con De Respinis che di testa mette il pallone in rete. Il Teramo accusa il colpo. Guidi allora prova la carta Birligea al posto di Rosso, oltre ad inserire Rillo per Zsuzmanovic. Dopo una mezz'ora Tozzo si accascia a terra e lascia il campo ad Agostino. Il Diavolo torna a farsi vedere al 38° con il mancino di Rossetti che impegna l'estremo difensore ospite. In pieno recupero a Rigoni da punizione impegna anche lui Farroni, ma sarà l'ultima occasione di un Teramo che chiude inutilmente in pressione. Per il Diavolo è la seconda sconfitta in campionato, la prima in casa, e domenica prossima ci sarà di nuovo un impegno al Bonolis contro Limolese.